Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati ancora in Avireaccio. Ragazzi, vi porto una delle canzoni più richieste, ok? Una delle sfide più richieste. Abbiamo Noisy contro Don Phenom, ok? Don Phenom me lo state chiedendo tantissimi dalla prima volta che l'ho fatto, quindi eccoci qua ragazzi. La prima canzone è di Noisy e poi partiamo con Don Phenom. Andiamo ragazzi. Questa è sempre produzione A-Boom, quindi mi aspetto una traccia pazzesca, ragazzi. Produttore A-Boom. Non si può andare in bambino, c'è da morire, che botta se si botta la cara. Oh, mi sa che sta già subito parte contro Don Phenom oppure Unica Til, perché dice vi saluto dall'Albania. Per capire come si fa. Sono un po' più diverso da tutto il resto. Sono il più ricercato perché questo mi sa. Ah, ok. Ok, noi sì. E te sto dit se col piede ti affondi. E io te sto. Un saluto dall'Albania. Un saluto dall'Albania. Così tutto il mondo può capire come si fa. Forse è riferito al gruppo di Unica Til, perché loro vivono in America. Forse. C'è da morire, che vuota se si vuota la canna. Un gioco può crescendo con down. A partire su me. Perché ascolti me quando dici che non so rappare? O solo da me puoi imparare? Ok. Siete cartoon come Tom e Jerry. Ok ragazzi, questa è ottima. A me piacciono tantissime queste canzoni, l'avete capito ormai, no? Dove si parla tanto, dove si su. Mi piacciono tantissimo questo tipo di canzoni. Perché se io vengo dalla strada vuol dire che io vengo dall'inferno. Ok, nice. Oh mio Dio ragazzi, Noisy è pesante. Allora, non fare il gangsta perché a te non va. Tu sei cresciuto con la mamma e il papà. Io sono cresciuto non lo so ragazzi. Sono cresciuto per strada, credo. Sono cresciuto per strada, una cosa del genere. Volete cambiare il vostro stile? Volete sembrare Noisy? Ma io non l'ho scelto questa, me l'ha dato Dio. Ok ragazzi, Noisy sa scrivere in maniera a livello pazzesco. Lasciamo stare l'ultimo album che ha fatto una canzone d'estate, eccetera eccetera. Non si è impegnato tantissimo dal punto di vista della scrittura. Però ragazzi, Noisy se si mette a scrivere, Noisy è pesante, eh? Andiamo. Non sapete cos'è la strada. Ok, qua Noisy qua va giù pesante. Non so chi ce l'abbia, però Noisy qua ragazzi va giù pesante. Andiamo. Chi
Chissà questa canzone qua quando è uscita. Non so ragazzi, non so con chi avesse litigato Noisy questi tempi qua, però se Noisy ti fa un diss del genere, veramente rischi di finire la carriera, perché è pesantissimo questo diss. Ok, siamo pronti per la seconda parte. Sono pronto per la seconda parte. Voglio qualcosa di più specifico, perché così posso capire con chi ce l'ha. Vediamo. Ok. Aspetta ragazzi. Sono ok. Dice, sorry, non posso cambiare perché è così che mi ha fatto l'immigrazione. Sono fedele ai miei amici. I'm loyal to the family. Sono loyal alla mia famiglia. Ok, il sangue rosso nero. E più forti stanno dalla mia parte. Ok, noi sì. Sono famiglia, già cucciosi, de matporti dono salimi. Me pesa trona, me diemci, nu guamo nona. Me segnoni, lui problema, te la adina persona. Mi credi, mi se ordo. Solo con i ragazzi più forti della strada. Se qualcuno vuole problemi, può venire da noi. My name is Dota, na bit, ci dovini, che na me ya fritofe. Le trena ni selam, e se mia non è man. Se ne bohet calpelloi, na ku per me ne dolci ya. Tu bohet calpec soia. Perché non si può scherzare quando si dice la parola OTR. Ah ragazzi, non so chi ce l'ha qua, però noi si va giù pesante. Ormai il 2020 si stanno approfittando un po' i rapper nuovi che lo stanno insultando perché lui non sta rispondendo, perché ormai è abbastanza affermato, non si occupa più di queste cose. Però ragazzi, Noisy è pesante. È meglio che non vada contro qualcuno, perché Noisy è veramente pesante. Superman and don't see her. Tu po' il tal pek soia dhe sa kushta un dhe ha. Më sëna se jam të mbush vesh reshat me rimane. Hard yes, we are the hardest. Fuck what you heard, cause I'm worse than hardest. Oh, in inglese pure. Hard Më sëna se jam të mbush vesh reshat me rimane. Hard yes, we are the hardest. Fuck what you heard, cause I'm worse than hardest. I'm timeless. A me piace molto di più quando canta in inglese e in albanese, assolutamente. Però ragazzi, Noisy ha uno stile pazzesco. Si vede proprio che non è cresciuto in Albania, perché ha questo flow qua che è fuori dal normale. Fuori dal normale, ragazzi. Voi siete tutti ok, siete tutti fake, facciamo rap come se fosse in un ghetto. Noi facciamo sempre rap come se fossimo in un ghetto, perché noi siamo i re, you don't know. Sì, veramente i nuovi rapper se ne stanno approfittando del fatto che Noisy non stia rispondendo e Noisy si stia un po' distaccato da questa vita da strada, eccetera, eccetera, perché ragazzi, Noisy è cattivissimo, quindi veramente meglio non farlo arrabbiare, perché Noisy è cattivissimo. Ok, l'ultima parte era un po' ripetitivo, perché diceva tutti siete fake, ragazzi.
This is Noisy. Questa era Noisy, ragazzi. Pazzesca la canzone, pazzesca la traccia. E il Boom, come sempre, fa un lavoro, ragazzi, pazzesco. Io ho visto che lui fa anche tante tracce, non solo di Noisy, ma anche altri rapper, come AZ, fa delle tracce veramente pazzesche. Quindi è una grande scoperta anche il Boom. Ragazzi, andiamo subito ad ascoltare la risposta di Don Phenom. Andiamo, ragazzi. Eccoci qua, ragazzi, con la seconda parte. Siamo qua con Don Phenom, ok? La risposta è un dissing a Double G e OTR, mi dico, quindi partiamo subito. Partiamo, ragazzi. I'm like, what the fuck is going on, you know? Ragazzi, lui è pesante, quindi vediamo. Oh, la stessa cosa che le ha detto anche Marin, la stessa cosa che gli dicono a tutti, a Noisy. Ok, ok, ti hanno già sparato, lo dicono tutti a Noisy questa frase qua, quindi me lo aspettavo una cosa del genere, sicuramente. Ragazzi, la voce di Don Phenom mi ricorda tantissimo la voce di Ice Cube, no? Quel rap lì, quel rap cattivo. Pazzesco, pazzesco. Una voce per questi dissing è veramente il top. Perché io vado in guerra come se fosse Bush. E poi Call Me King. Oh, ragazzi, perché tutti da questa città insultano Noisy o Sam? O vogliono attirare l'attenzione di Don Phenom, di Hello Albanians, o non lo so io, ragazzi. Però tutti che vengono dalla città di Scotra insultano tantissimo Noisy and Sam. Lo fanno per attirare l'attenzione di Don Phenom, così Don Phenom fa una collaborazione, o i Hello Albanians fanno una collaborazione. Non lo so il motivo, ragazzi, però tantissimi lo fanno. Allora, ragazzi, Marin nel suo dissing si è ispirato tantissimo da questo dissing, perché sta usando ha usato le stesse parole in maniera differente. Stiamo parlando dell'incidente che ha avuto Noisy, che le hanno sparato. Stiamo parlando della pistola cinese, di produzione cinese. Lo usa anche Marin, quindi non lo so, ragazzi, perché Marin ha usato quasi le stesse parole che sta usando Don Phenom, però questa canzone è più vecchia. Perché siete due gruppi insieme, pensate che state comandando il paese. Sta parlando di OTR e Double G qua. Ok. Questi sono i dissing che a me piacciono. Questi sono i dissing che a me piacciono, perché questo veramente, ragazzi, dice, perché l'altro non ha avuto una canzone di successo finché ha fatto Loya Pam Pam, che è una delle canzoni più famose di Duda, e lui dice non ha fatto un altro dissing, non ha fatto una canzone bella finché since Loya Pam Pam. Questi sono i dissing che a me piacciono. Quando si toccano in queste cose qua, a me fa impazzire, ragazzi. L'altro sta cantando senza ritornello, pensa di essere un filosofo. Non so con chi ce l'abbia qua, non lo so. Bloody Albo è il gruppo di Unica Teal. Bloody Albos. Qua chi vi ha detto che siete G ce l'ha con Double G, ovviamente. What? Che gruppo è? CFI.
non lo so che gruppo è. CF. Non viene in mente niente. E loro si chiamano The Blast, The Blast, The Blast, The Blast. Povero Lil Colli. Ok, l'ha detto cosa ha detto Lil Colli? Perché lui non è un metro e mezzo alto, quindi non ho bisogno neanche di pistare. Povero Colli, lascialo in pace che mi sta simpatico. Perché io vengo dal Bronx, dove è nato l'hip hop. Invece questi ragazzi qua vogliono giocare, ma non sanno bene nuotare. Ok. I'm in lane and microphone and trash not in group and doing no call talent per don phenomen ha and teach it them send your group as kicker can and fam and check and fix him I speak super rock rock them fam and check him. Oh, che succede qua? Perché gli ha detto nessuno del vostro gruppo ha il talento di Don Phenom, però la ragazza che a te piace tantissimo, lei è innamorata di Don Phenom. Chi è questa ragazza? Fix super rock rock them family check in my rack he come he some fast on back but I pass it to my brother she shit but I thought yeah we. Oh no ragazzi, voglio saperlo, chi è questa ragazza? Chi è questa ragazza qua che piaceva a Noisy o Double G o a qualcuno, non lo so, a Duda, non lo so, che poi è andata con Don Phenom? Chi è questa ragazza? Ragazzi, lasciatemi nei commenti che sono curioso. But I thought, yeah, we big CFV. Sicur now you look at theater. Tu massacru le pera. Tu cazzo se cuscia miester. You see him better. I'm the best and the hardest, yeah. Curva sicur io e Kenny Pop. Voi non siete il re perché, ok, perché noi si dice di essere il re dell'hip hop. Lui dice, non vi siete il re. I'm the best and the hardest, yeah. Okay. And the hardest, yeah. Curva sicur io e Kenny Pop. The new fiole in me. Kushuka fosse in i G's, nuk e di, huh? Kushuka fosse in i G's, nuk e di, huh? Questa, ragazzi. Ah, ragazzi, questo dissing è pazzesco. Questi sono i dissing. Questa entra ai livelli del dissing di Sam contro i Hell Albanians, perché questo dissing qua, ragazzi, va sul personale, va a toccare le cose che piacciono a me. A me piacciono tantissimo questi dissing. Quindi, se devo scegliere tra le due, ragazzi, scelgo Don Phenom, perché ha la voce adatta, la voce perfetta per questo tipo di dissing, e anche le parole erano veramente bellissimo. Quando ho insultato Duda che le ha detto che non fa un hit da quando ha fatto la canzone lui a Pam Pam, mi ha fatto impazzire quel dissing lì, o altre cose che ha detto durante la canzone erano veramente molto molto belle e reali. Quindi ragazzi, per me Don Phenom questa qua ha spaccato la canzone, era perfetta ragazzi. Mi ricordavo un po' la canzone di Marin, però è Marin che magari ha preso da lui sicuramente, perché l'ha fatto dopo. Ragazzi, lasciate voi nei commenti cosa ne pensate, chi vi piace di più, e come sempre suggeritemi delle canzoni, perché ragazzi io pian piano ve le porto tutte. Ciao a tutti ragazzi, io vi saluto dall'Italia, ciao!